Allora, con piacere suono per mantenervi vicini all'Accademia la campanella d'inizio della adunanza. Benvenuti a tutti, ai partecipanti e ai relatori, ancora online anche questa volta. Direi che abbiamo avuto il primo assaggio della nostra attività il 13 settembre con un bellissimo convegno organizzato dal Museo dell'Agricoltura, anche col nostro patrocinio alla sede della Regia di Venaria, e c'erano 108 persone, 150 persone, con il piacere di rivederci e di rincontrarci. Qui siamo ancora online perché i dati che ho, per ora la nostra sala potrebbe ospitare 18-20 persone, per cui aspettiamo ancora. È certo che di persona è un'altra cosa, anche se il piacere di essere online permette a qualcuno più lontano, più scomodo, di partecipare. Prima di entrare nel tema della giornata, volevo soltanto aggiornarvi che l'attività, come vedete, sta riprendendo a pieno ritmo. Come avete sentito, il 13 abbiamo avuto questa giornata intera interessantissima di relazioni sulle regge, sull'attività agricola nelle grandi case nobili dei secoli scorsi, che davvero è stata molto interessante. Vi vorrei anticipare la prossima riunione. Sarà, e sto per mandare la documentazione, appena abbiamo definito l'ora, il 3 o il 4 di novembre, in cui faremo un'adunanza particolare, e cioè ci troveremo la mattina. Ancora una volta, dopo tutte le difficoltà per le sale, faremo questa riunione nella chiesa della Reggia di Venaria, dello Iuvarra, dove ho gli spazi e la disponibilità dell'ente, per poter fare la consegna dei diplomi. Per cui il dubbio, e vi pregherei di tenervi già disponibili il 3 e il 4, e a breve vi sbloccherò se sarà il 3 o il 4 mattina, perché avremo la Lectio Magistralis, che è il completamento dell'inaugurazione dell'anno accademico che abbiamo fatto online il 12 di luglio. La faremo con il nostro vicepresidente Vittorio Viola Di Bastide, e ci parlerà della politica agricola comune. Ci sarà probabilmente anche l'assessore all'agricoltura che ci darà un saluto e un'integrazione, e potremo fare di persona la consegna dei diplomi dei nuovi soci corrispondenti ordinari sia dell'anno 20, sia del 19 che del 20, perché quelli del 19 avremmo dovuto darglieli nell'apertura dell'anno accademico nel giugno del 20 e non abbiamo potuto farlo. Per cui sarà una bella riunione. E siete già tutti invitati. Tenetevi questa data, ritengo che è quasi definitiva. L'unico dubbio è tra il 3 e il 4. Mi pare sia un mercoledì o un giovedì di quella settimana di novembre. Il programma poi continuerà con il 10, dove l'amico Terna ci parlerà di modellistica e statistica. Poi avremo il giorno 18, Galloni, che invece ci parlerà di applicazioni mediche di componenti animali. Il giorno 1° dicembre avremo la seduta congiunta delle tre accademie presso l'Accademia delle Scienze. Il 4 avremo una importante presentazione dell'Accademia presso un evento al Pala Alba organizzato dall'accademico Pugnetto come funzionario esperto della Confindustria di Cuneo. Stiamo anche preparando una riunione per il 9 dicembre per una presentazione dell'amico che ci ha lasciati, Moreno Soster, con una presentazione dei suoi lavori. Stiamo preparandola, forse potrei chiedere alla Giusy Mainardi se ha qualcosa da aggiungermi. Sta preparando tutta una bellissima commemorazione e anche presentazione. Chiuderei in programma, abbiamo l'assemblea del 14 dicembre,
con una conferenza molto interessante su esportazione di Barolo nel 1800. Ecco, questo è il programma che vi ho anticipato, vi pregherei di tenerlo, vi manderemo per tempo tutti gli avvisi. Nel ringraziarvi per questa attenzione, arrivo alla presentazione di oggi. Come avete visto dall'invito, il tema è la presentazione del progetto Seria, un progetto della Regione Piemonte, estremamente importante, estremamente interessante. Diciamo che è il normale sviluppo, normale forse non proprio, un complesso sviluppo, della nuova agricoltura, quella che ci permetterà di produrre di più e meglio con dei risparmi economici, ambientali e di territorio. Sappiamo che le richieste del Green Deal sono molto stringenti, qualche volta ci fa anche paura l'idea di poter raggiungere quegli obiettivi, ma abbiamo comunque fatto già dei passi avanti in molti temi dell'agricoltura di precisione che in realtà ci permettono dei risparmi ingenti sia nell'area fitopatologica sia nell'area degli integratori sia nel miglioramento anche delle qualità produttive, eccetera. Il vero problema è che ci troviamo di fronte a della raccolta di dati complessi e articolati che probabilmente la singola azienda non è in grado di raccogliersi. E penso che anche la singola azienda talvolta non sia in grado di utilizzare anche diverse aziende vicino all'Accademia, con loro stiamo facendo rilevazione, raccolte dati, in qualche convegno l'avete già anche visto, stiamo partendo con un progetto a Vezzolano anche di raccolta di altri dati. Quindi io non mi dilungherei nel dirvi semplicemente che il tema è estremamente attuale e è un grosso apprezzamento per i dirigenti della regione che riescono a mettere a punto questi sistemi che indubbiamente ci saranno di aiuto. Do quindi il benvenuto prima all'ospite Claudio Cassardo, professore di fisica al Dipartimento di Fisica e in secondo al nostro accademico Federico Spanna che conosciamo, che comincerà la relazione. Federico, a te la parola. Se Va va bene bene, la comunicazione. grazie mille, grazie a tutti. Sentite? Sì, si sente? Tolgo l'eco perché disattivo l'audio di qua. Ecco, magari mi metto così, eccetera. Bene, grazie. Allora, grazie molto al Presidente, grazie dell'aiuto e della possibilità di presentare questo progetto Seria e quel che ne consegue. Allora, progetto Seria. Non prendetelo come un progetto di ricerca, in genere progetto si parla di progetto di ricerca, questo è un progetto di servizio che nasce dalla ricerca, all'insuo interno della ricerca, ma deve cercare di produrre dei servizi. Condivido lo schermo. Di là, non so come togliere. Posso solo abbassare il volume. Ah, ecco. Vediamo. Si vede bene, si vede lo schermo intero. Allora, progetto Seria, quindi un progetto che come regione stiamo lavorando da parecchio tempo. Richiede dei fondi, qualsiasi progetto, un progetto per tradurre in servizi, in aiuto per gli agricoltori, per i tecnici che devono dare l'assistenza tecnica e anche in alcuni casi per gli agricoltori, deve tradurre in servizi, in aiuto di supporto alla decisione, alcuni contenuti che naturalmente servono per applicare le nostre tecniche di produzione integrata, di produzione biologica, di agricoltura ecosostenibile nel suo complesso. Ecco quindi che tutto questo progetto si inserisce nell'ambito del caro vecchio PSR, da cui siamo riusciti a ricavare come regione un pochino di quattrini per mettere insieme tutti i pezzi che in realtà già c'erano, ma non stavano ancora insieme e non riuscivamo a dare un servizio integrato regionale. Parliamo di agricoltura integrata e come agricoltura integrata parliamo anche di servizi integrati di supporto alle decisioni per i tecnici sul territorio, per i tecnici agricoli.
Abbiamo due parti. La prima parte la farò io, in cui vi illustro cosa è successo quest'anno, che è stato l'anno di avvio di questo progetto Seria, e una seconda parte invece farà l'amico professor Castardo sulla componente fisica, ovvero sulla parte di modellistica meteorologica previsionale, una componente, un supporto sempre più importante per l'applicazione in previsione delle tecniche di produzione integrata, delle tecniche di coltivazione e anche per programmare correttamente con sufficiente anticipo gli interventi rispetto alle previsioni del tempo. Ecco, questo diventa un supporto che diventa sempre più fondamentale, soprattutto e anche difficile in termini di previsione sulle 72 ore, quindi parliamo di un medio periodo, dare dei numeri giusti. È relativamente semplice adesso fare delle previsioni dicendo fa bello, fa brutto, ma quanto bello, quanto brutto farà nei prossimi giorni. E quindi poi vedremo questa parte invece di supporti fisici che un agronomo naturalmente non può fare, quindi deve integrarsi ovviamente con i fisici. Ecco quindi che questo progetto Seria, ripeto, si inserisce nell'ambito dell'applicazione per aiutare ad applicare le tecniche di produzione integrata e biologica e per applicare le tecniche di difesa integrata delle coltivazioni. Quindi sappiamo tutti benissimo cosa vuol dire produzione integrata, cosa vuol dire produzione biologica. Il tentativo è ovviamente di utilizzare tutti i metodi e mezzi produttivi per la difesa della diversità delle produzioni agricole, per le coltivazioni ecosostenibili e nell'ottica della visione del Green Deal europeo, perché tutte le tecniche quindi che sono volte a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi, quindi cercare di andare a fare una precision farming, che può voler dire tante cose, precision farming, anche tutta la precisione, può voler dire una localizzazione nello spazio e una regolazione degli interventi, quindi una razionalizzazione delle risorse chimiche nello spazio, ma anche nel tempo. E quindi ecco che in questo caso diventano fondamentali i supporti che ci aiutano a dire tratto non tratto, concimo non concimo, diserbo non diserbo, uso l'acqua o non la uso, nell'ottica di razionalizzarla in termini anche non solo di localizzazione geografica, ma anche di tempo in cui applico queste tecniche, queste risorse che gli agricoltori hanno a disposizione. Ovviamente questa la chiamiamo Integrated Crop Management, mentre la difesa integrata è una parte, un sottoinsieme, se vogliamo, di questa ICM, Integrated Crop, agricoltura integrata, produzione integrata, la difesa integrata è un suo sottoinsieme. Come vedete sotto, appunto, l'IPM, Integrated Pest Management, appartiene all'ICM, quindi Integrated Crop Management. Chi è che ci dice di applicare queste tecniche di produzione integrata? Le norme a livello nazionale, ovviamente l'Europa ci dice che dobbiamo applicare queste tecniche, sia integrate sia biologiche, spingendo sempre di più in futuro verso il biologico, perché è più eco, ancora più ecosostenibile naturalmente dell'integrato, e a livello regionale le decliniamo attraverso queste norme tecniche di produzione integrata che vengono aggiornate tutti gli anni per le tecniche di difesa, diserbo e delle pratiche agronomiche. E quindi le norme tecniche sono le norme che ci aiutano non a fare un'agricoltura estrema, ma a fare un'agricoltura integrata, in modo da ottenere una razionale gestione agronomica e gestione fitoiatrica delle nostre colture. Il PAN, Piano d'Azione Nazionale, riguarda invece molto la parte legata alla difesa fitosanitaria e quindi il PAN, attuale PAN, attualmente in revisione, che però la revisione speriamo esca, ormai è già scaduto il vecchio PAN da parecchio tempo, però siamo un po' in infrazione a livello nazionale per la revisione del nuovo PAN, che è in bozza. Io naturalmente ho questa bozza e ho partecipato alla revisione del PAN, però non è ancora stata approvata dai tre ministeri. E comunque questo PAN sulla parte di difesa fitosanitaria ci dice che dobbiamo fare delle cose che già sappiamo da tempo, che dobbiamo applicare tecniche di prevenzione e monitoraggio dell'infestazione. Ci tengo a sottolineare questo aspetto di prevenzione oltre che monitoraggio. Utilizzare mezzi biologici, ricorso a pratiche di coltivazione integrata appropriate che naturalmente favoriscono anche la difesa integrata e l'utilizzo razionale dei prodotti fitosanitari, razionali sia in termini di tipologia, di
di prodotto, ma anche naturalmente in termini di momento e di quantità che vengono utilizzati per l'applicazione della difesa integrata. E il PAN ci dà degli ordini, dà a tutti quanti dei compiti, anche a noi regioni, dice guardate che dovete fornire dei supporti decisionali, dei supporti conoscitivi agli agricoltori, come ad esempio i dati meteorologici, le previsioni meteorologiche, i dati di monitoraggio sul territorio, eccetera. Quindi dovete costituire voi, regione, un sistema che consenta di mettere insieme tutti i pezzi, tutti i monitoraggi del territorio, tutti i mezzi a disposizione, modellistica, sistemi di supporto e decisioni per orientare in questo modo le scelte dei tecnici e degli agricoltori, calandole poi sul territorio. Ovvio che parliamo di scale diverse, quindi partiamo da una scala regionale per poi scendere naturalmente nel dettaglio da parte delle organizzazioni tecniche, di consulenza e di assistenza tecnica all'agricoltura, per arrivare naturalmente da una scala gioco forza ampia come quella regionale, scendere nel particolare per arrivare quindi fino all'azienda agricola. E alcuni servizi sono a scala regionale che possono essere forniti, sono a scala regionale, ma altri possono effettivamente arrivare anche direttamente all'azienda agricola. Ci sono vari supporti per l'applicazione della difesa integrata, il tentativo naturalmente è rendere dalla carta passare a qualcosa di operativo. Allora abbiamo generato questo progetto già parecchi anni fa, in alcuni casi ho già presentato, ma era in itinere, adesso, anzi in approvazione, adesso questo qui, questo progetto è operativo e attivo e ha già fatto il suo primo anno di funzionamento nel suo complesso. Ripeto, tanti pezzettini funzionavano già da parecchi anni, ma non stavano ancora tutti insieme. Il tentativo con questo è stato quello di mettere tutto in questo schema generale, che parte quindi da attività di monitoraggi e attività di campo, quindi monitoraggi meteorologici attraverso le stazioni agrometeo, voi sapete che c'è una rete di 140 stazioni sul territorio piemontese che ogni giorno fornisce dati. Vi dico solo una piccola curiosità, ieri a Silvano d'Orba abbiamo misurato 286 mm. In un giorno, tutta la zona comunque dell'Orba, dello Scrivia e del Bormida ha portato a valori di millimetri di oltre 200, 240, 280 mm, che sono da un estremo all'altro, dal nulla al troppo. In un giorno si è raccolto, e l'abbiamo misurato con queste stazioni, la metà della precipitazione annuale di quelle zone, praticamente. Questo è per darvi un'idea. Del servizio che forniscono in questi casi estremi anche queste nostre stazioni agrometeorologiche. Poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo impostato nel progetto una serie di monitoraggi presso le aziende agricole con una piattaforma che è interattiva che carica, è in grado di caricare e ospitare tutte le informazioni derivanti da queste aziende agricole e anche attraverso le aziende sperimentali. Il progetto è svolto in collaborazione con la Fondazione Agrion e con la ditta 3A SRL che forniscono un po' il cuore di tutto operativo di tutto questo progetto. Aziende agricole ne abbiamo selezionate 50, distribuite sulle varie filiere produttive, sulle varie produzioni, colture principali del Piemonte. Queste aziende sono affidate, i rilievi di queste aziende sono affidati a dei tecnici delle organizzazioni professionali che ogni settimana fanno i loro monitoraggi, come era un po' in passato, i monitoraggi di queste aziende che potremmo chiamare aziende pilota. Agrion poi gestisce le 5 aziende sperimentali, 4 aziende sperimentali più una cerealicola, che non ho citato prima, che in realtà è costituita dal Podere Pignatelli, dalla Fondazione Podere Pignatelli di Villafranca, Piemonte, sulla parte dei cereali. Quindi abbiamo l'azienda sperimentale frutticola di Manta, l'azienda corilicola di Cravanzana, l'azienda orticola di Boves, l'azienda vitivinicola di Carpeneto e l'azienda cerealicola della Fondazione Podere Pignatelli. Su queste aziende sperimentali ci fanno degli approfondimenti e dei rilievi superiori rispetto a quelle delle 50 aziende sperimentali che invece forniscono un monitoraggio delle variabili biologiche in azienda agricola, rappresentando così le realtà agricole piemontesi nelle loro parti più rappresentative.
Tutte queste informazioni di tipo fenologico, fitopatologico, culturale, irriguo, agronomico, vengono tutte raccolte e inserite da questi tecnici o dai coordinatori delle aziende sperimentali in questa piattaforma, una piattaforma cloud messa appunto a disposizione dall'azienda 3A, in cui avviene l'archiviazione dei dati, l'elaborazione di questi dati, la validazione, l'eventuale ricostruzione di dati mancanti nel caso di dati mancanti delle stazioni meteorologiche, e qui naturalmente risiedono i collegamenti con i sistemi di supporto alle decisioni, sistemi di supporto che adesso vedremo nel caso particolare come la modellistica agrometeorologica, fitopatologica e agronomica. Da questo naturalmente discende la produzione di l'organizzazione settimanale periodica di coordinamenti tra i tecnici. Questo è un momento di grande importanza perché costituisce lo scambio di informazioni, al di là dei dati raccolti, costituisce lo scambio di informazioni, favorito in questi casi obiettivamente dai sistemi web di comunicazione, e grazie a questi siamo riusciti naturalmente durante tutto l'anno a organizzare e a mantenere questi coordinamenti tra i tecnici per confrontarsi sulle migliori, sulla situazione attuale, naturalmente sulle migliori tecniche da applicare in quel momento in una determinata zona. Tutte queste attività di monitoraggio e di coordinamento portano ad una fase di divulgazione e di servizio, servizio che avviene o attraverso una consultazione diretta delle informazioni, dato meteo grezzo, dati derivanti da modelli, dati derivanti da dati caricati su piattaforma, eccetera, ma avviene anche ad un pubblico più vasto, fino alla pubblicazione sul sito regionale, come vedremo dopo, di bollettini organizzati per filiera e pubblicati settimanalmente. I bollettini riguardano, sono organizzati per filiera e hanno naturalmente al loro interno dei contenuti che riguardano la parte meteo, la parte climatica, la parte fitopatologica, la parte di trattamento e quindi tutta la parte anche di tipo agronomico, per fornire una fotografia, un quadro e naturalmente delle indicazioni che vengono pubblicate sul web e possono essere utilizzati da chiunque. Avanti. Ecco, questo è un po' il flusso di informazioni attraverso monitoraggi, raccolta e gestione dei dati, elaborazione dati per supporto alle decisioni e finalmente la divulgazione. Tenete conto, questo è l'esempio della piattaforma con le stazioni meteo, con i dati meteo pubblicati tutti i giorni e disponibili per tutti, con una serie di dashboard per la presentazione di questi dati e poi con tutta una parte di supporto per l'archiviazione dei dati di campo, dati di tipo fenologico, fitopatologico e culturale. È possibile creare attraverso anche delle app i punti sul territorio per andare a caricare, a localizzare l'appezzamento su cui si fanno i rilievi, la coltura e naturalmente tutti i rilievi che adesso seguono. Ci sono tutte delle data entry, delle schermate per caricare le informazioni corrette, sia in termini di varietà, sia in termini fenologici, sia in termini fitopatologico, con anche delle piccole supporti di tipo grafico per riconoscere le singole fasi fenologiche. Ecco, questo è il sito che vi dicevo su cui vengono pubblicate le informazioni finali. Questa è l'abbiamo chiamata la bacheca dei bollettini, è possibile trovarla mettendo anche su Google la bacheca dei bollettini Regione Piemonte. Qui si aprono tutta una serie di finestrelle che riguardano appunto la parte di bollettino frutta, di bollettino vite, di bollettino orto, nocciolo. Riguarda naturalmente la parte sui cereali, ma ci sono anche altri servizi come un'elaborazione climatica del mese che dà un'idea di cosa è successo nel mese rispetto alla storia. Abbiamo anche una finestra legata all'altra malattia che seguiamo, alle diverse malattie, tra cui il brusone del riso, qui c'è il dottor Quaglia che lo conosce bene, e poi abbiamo altre finestre che danno degli output importanti per seguire l'evoluzione di alcuni patogeni di particolare interesse, come la cilia, come la cilia molesta, la carpocapsa, la cilia pomonella, la nalsa lineatella, insomma vari patogeni, in questo caso entomologici, che sono ovviamente di
possono costituire un danno per le colture grasse. C'è anche una finestra legate che inizierà a funzionare da ogni 1° novembre, che riguarda il calendario sullo spandimento dei reflui zootecnici sul territorio piemontese a seconda delle zone. Sapete, è una problematica un po' a parte, un po' amministrativa, ma diventa anche operativa per tutta la parte di gestione di questi reflui zootecnici. Ancora una cosa, come dicevo, il progetto è finanziato nell'ambito del PSR, misura 121, ovvero attività dimostrative di informazione in campo agricolo. Quindi il fine ultimo è estremamente operativo, è il fornire tutti questi supporti per dare delle informazioni in campo agricolo il più possibile precise, dettagliate ed utilizzando tutti gli strumenti a nostra disposizione. Ecco un esempio di bollettino con l'andamento meteorologico, la sintesi, siccome sono settimanali, ovviamente l'andamento meteo è rappresentato settimanalmente, ma c'è una tabella climatica in cui c'è il confronto anche con la storia da un lato, oppure con degli indicatori particolari come certi indici bioclimatici, evapotranspirazione o indicatori calcolati dall'inizio dell'anno, e poi ecco tutta la componente di difesa, in questo caso del melo, di grafici, di modelli. Di sviluppo degli insetti, fino naturalmente a tutti i marchietti finali, come vedete, con chi partecipa attivamente, tra Agri, un po' delle Pignatelli, con la collaborazione in questo momento con diretti con Agricoltura e CIA. Certo. Contiamo di aumentare naturalmente le collaborazioni e ci stiamo arrivando senz'altro, perché conto che questo è il primo anno, potremo solo crescere e soprattutto mantenere tutto questo sistema. La bacheca dei bollettini riporta poi il clima del mese e vedete in questo caso stazione per stazione abbiamo tutta una serie di elaborazioni rispetto allo storico con anche una valutazione delle anomalie o delle eccezionalità che si sono verificate sui vari territori nelle varie variabili, nelle diverse variabili atmosferiche, fino a dare dei giudizi di normalità oppure di anomalia o di eccezionalità, di più ovviamente tutta questa estate qui è stata caratterizzata da eccezionalità per carenza di precipitazioni in molte zone del Piemonte. E questi bollettini si usano naturalmente anche per le elaborazioni presso colleghi, per esempio seguono tutto l'osservatorio idrico della pianura padana o in questo caso del Piemonte. Modelli fitopatologici usati, modelli matematici come peronospora patate e pomodoro, peronospora della vite, l'oïdio della vite, picchiolatura del melo, brusone del riso. E poi ci sono modelli fenologici degli insetti che riguardano gli insetti che vi dicevo prima, Capocapsula, Pandemis, Argirotenia purkellana, Cidia molesta, Narcia, i tripi del pesto, l'Obesia cotana e anche lo Scaphoideus titanus, importante ovviamente per la difesa da flavescenza contro flavescenza della vite. I modelli sono completi, vi ricordate, ho già fatto vedere alcune volte queste slide, sono modelli di tipo meccanicistico uniti da diagrammi di flusso anche piuttosto complessi, dove le nostre variabili guida, quindi le variabili indipendenti, sono sempre le variabili atmosferiche misurate dalle nostre stazioni. E noi facciamo girare in automatico queste informazioni, questi modelli sulle stazioni della rete agrometeorologica. All'uscita da questi modelli ci sono dei cruscotti che ci danno degli allarmi verdi, gialli e rossi per le infezioni, per le diverse malattie, per la nostra oïdio botrytis, ovviamente qui siamo a fine anno, quindi hanno il significato chiaro in questo momento. Questi cruscotti sono importanti perché danno subito l'idea su una determinata stazione se c'è una situazione di rischio o una situazione di tranquillità. A valle di questi cruscotti ci sono poi naturalmente degli approfondimenti che riguardano i singoli stadi di sviluppo, delle fasi di sviluppo epidemiologici delle malattie fungine, fino a stimare naturalmente o prevedere l'insorgenza dell'infezione oppure capire se per dire un'infezione è tramontata, ha cessato di esistere, quindi per evitare quindi dei trattamenti inutili.
Dietro il modello entomologico ci sono anche in questo caso non tanto delle somme termiche, ma delle curve, un modello di Logan, un modello di Brière, come sono con tutta la scienza che sta dietro questo tipo di modellistica. Non entro particolarmente in questo, però vedete che non sono modelli banali, ecco, sono modelli studiati che sui lepidotteri in particolare funzionano. Il risultato ovviamente del modello entomologico sono delle curve di crescita, e i modelli vengono aggiornati, gli entomologici vengono aggiornati 2 volte a settimana e ci danno un output che viene seguito nel corso dell'anno per capire quale generazione, quale fase tecnologica si sta sviluppando e come sta procedendo lo sviluppo delle diverse fasi tecnologiche. Andando ad individuare attraverso il modello la presenza o meno di alcune fasi tecnologiche di un insetto che altrimenti in campo potremmo anche non vedere o sarebbe assolutamente faticoso da vedere. Ecco quindi che il modello ci dà un aiuto per prendere delle decisioni, ma per vedere anche delle cose che altrimenti non vedremo in campo o sarebbe molto difficile. Un servizio particolare è quello che invece mira ad arrivare non tanto ai tecnici agricoli, ma quanto direttamente all'azienda, e che ritengo particolarmente interessante, è il servizio di formulazione dei bilanci idrici attraverso la piattaforma IRRIFREN. Abbiamo adottato questa piattaforma, che è adottata anche a livello nazionale dall'ANBI, Associazione Nazionale Bonifica e Irrigazione, di cui il nostro socio, vicepresidente, dottor Viola, è presidente per l'area piemontese, e naturalmente può essere un supporto per la razionalizzazione della risorsa idrica a scala di appezzamento, quindi scendiamo addirittura anche sotto all'azienda agricola, alla scala di azienda agricola. Possiamo anche scendere alla scala di appezzamento e ogni azienda potrebbe, volendo, formulare il proprio bilancio idrico. Sono richieste alcune informazioni, non è difficile, è possibile, avendolo attivato come Regione Piemonte, per tutti gli agricoltori del Piemonte iscriversi attraverso un semplice inserimento, registrazione di inserimento di email e una password, e poi accedere inserendo il proprio appezzamento, localizzando il proprio appezzamento e iniziando così ad inserire i dati in epoca primaverile dei propri appezzamenti e dei propri impianti irrigui, in modo tale da ottenere una restituzione quotidiana della stima del contenuto idrico del proprio terreno, sulla propria coltura, nella propria zona. La modellistica irrigua la conosciamo bene, riguarda ovviamente un bilancio, quindi riguarda la stima di uscite o di entrate nel nostro sistema terreno. Il programma è fatto apposta per tener conto di tutte queste informazioni. Ovviamente alcune situazioni, variabili sono parametrizzate, sono calcolate, altre invece sono di diretto input, come ad esempio la nostra temperatura della stazione più vicina, piuttosto che le precipitazioni, piuttosto che naturalmente le irrigazioni che vengono effettuate. Ecco, questa è un'uscita del modello, in questo caso è un esempio di un mais di media categoria con una simulazione di non irrigazione, e quindi vedete che l'umidità del terreno con questa curva verde naturalmente quest'anno scende fino a far morire naturalmente la pianta, perché è stato oltretutto un anno particolare. In questo contesto naturalmente si possono inserire le irrigazioni, vedete che il nostro bilancio ci dà anche un grafico del contenuto idrico del terreno stimato per quel terreno, per quella coltura, per certe date. Naturalmente si può regolare e dà ovviamente a valle il consiglio irriguo. Ci dice anche, guarda, che fra 2 giorni irriga con tot millimetri, perché stai scendendo sotto alla capacità limite critico culturale, quindi potresti avere delle condizioni ottimali idriche. Ecco, quindi questo è un supporto grafico per conoscere, per stimare il contenuto idrico del proprio terreno. Torno come diapositiva finale a questo schema generale del progetto. Come vedete, abbiamo realizzato un sistema integrato che sta funzionando, è iniziato a funzionare. Postiamo su questo, abbiamo inserito dei servizi, abbiamo inserito dei dati immediatamente fruibili. Naturalmente si presta in questo caso tutto questo sistema, uno, a
a proseguire e speriamo di provare qui dal 2023 in poi per proseguire in questo tipo di attività che è dovuto ed è ritenuto utile, ma naturalmente dipende da un impegno economico non indifferente. Ma soprattutto possiamo arricchire di contenuti questa grossa scatola che si presta a avere sempre più supporti che la ricerca mette a disposizione per arricchire di contenuti questa, per fornire sempre dei servizi nell'ottica di una sostenibilità, di un miglioramento delle condizioni. Meglio sapere e conoscere per poter decidere. Più abbiamo elementi per conoscere e per decidere, più naturalmente le decisioni saranno corrette, saranno ragionate, saranno integrate. Uno di questi contenuti in particolare è di fondamentale importanza dal nostro punto di vista, anche della programmazione degli interventi in agricoltura, sempre per la razionalizzazione, per il posizionamento dei trattamenti e per il posizionamento dell'uso dell'acqua, degli erbanti, eccetera, sarebbe quella di fornire a tutto questo sistema una previsionalità. Sarebbe bello, è bello, e ci proviamo e cercheremo di raggiungerlo, dare previsionalità ai nostri messaggi. Come avete visto, in molti casi le basi di ogni decisione, in questo caso di ogni modello, sono le variabili meteorologiche. Allora, in questo caso, la possibilità di avere, di andare più avanti nel tempo e quindi prevedere numericamente cosa succederà fra 2 o 3 giorni. Quindi portare avanti i nostri modelli fitopatologici, portare avanti le nostre simulazioni di bilancio idrico o di sviluppo di un insetto o di un patogeno, ecco, questo sarebbe un supporto estremamente importante per programmare correttamente gli interventi. Se l'agricoltore sa 3 giorni prima che deve trattare, prepara, sa già che deve farlo, oppure sapere anche che non lo deve fare. Questo è un messaggio estremamente importante per programmarsi le attività, programmare gli interventi. Pensate anche ancora di più ad un'agricoltura biologica in cui la difesa fitosanitaria o comunque la gestione culturale è sempre di tipo preventivo, non può mai essere curativo. Ecco che in tutti questi contesti e per arrivare al miglioramento dell'uso e dell'uso delle risorse e una programmazione degli interventi è fondamentale la componente di tipo previsionale. Chi la può fare questa, chi la può dare questa componente previsionale? Non gli agronomi, ma i fisici meteorologi. Ecco perché abbiamo invitato oggi il professor Cattardo, con cui abbiamo attivato, con lui e con ARPA, stiamo attivando un progetto complementare a questo, sempre nell'ambito dello stesso canale di finanziamento, per arrivare a dei contenuti, a dei numeri, a dei dati sul territorio di tipo previsionale, che poi io posso digerire, non inserire nella mia piattaforma e far girare i miei modelli fino a 3 giorni successivi. Ovvio che è richiesta tutta un'attività di valutazione di questi dati previsti, che il professor Casale e l'ARPA mi forniranno. Ma è richiesta una validazione per evitare ovviamente per capire se questi modelli sono performanti sul nostro territorio e sono affidabili e forniscono ovviamente dei risultati affidabili su cui posso basarmi per far girare poi i miei modelli con dei buoni. A questo punto io termino, ringrazio naturalmente tutti dell'attenzione. E passo la parola al professor Cassardo che illustrerà la seconda parte, quindi. Grazie a tutti dell'attenzione e Fabio, se vuoi. Grazie a tutti e buongiorno innanzitutto. Oggi cercherò di farvi capire con queste parole che cosa sono esattamente i modelli meteorologici, quelli che vengono usati per le previsioni del tempo, quali sono le loro caratteristiche, che tipo di dati vengono utilizzati per inizializzarli,
Quindi qual è la rete osservativa su cui si basano? Che equazioni usano? Che territorio rappresentano? Ce ne sono vari tipi di modelli. Vi do anche qualche numero su uno dei modelli globali più famosi. E poi il messaggio che secondo me è anche molto importante è di dire che cosa possono dare i modelli e che cosa invece non ci si può aspettare dai modelli stessi. Perché si parla spesso di 3 giorni per una buona predicibilità. E che cosa invece possono dare, faremo un cenno verso la fine, diciamo un altro modo di utilizzare questi modelli per avere una visione su tempi un pochino più lunghi. L'ultimo cenno lo farò anche sui modelli di clima, dove ovviamente diciamo, l'intervallo che viene considerato sarà molto diverso, ma andiamo con ordine. Cominciamo a vedere, diciamo, un modello di tipo meteorologico. Qui ho messo due mappe relative al Piemonte, una che fa vedere la precipitazione accumulata in un certo intervallo di tempo e l'altra che ci fa vedere invece la velocità del vento prevista a circa 3.000 metri di quota. Questo è il modello per inciso che facciamo girare ogni giorno al Dipartimento di Fisica, è uno dei modelli più diffusi per quanto riguarda le previsioni del tempo. Cos'è esattamente un modello numerico? Un modello numerico è un insieme di codici di programmazione che hanno lo scopo di risolvere delle equazioni. Le equazioni sono quelle che ci permettono di prevedere il valore futuro di tutta una serie di variabili meteorologiche, per esempio la velocità del vento, la temperatura, l'umidità e così via. Qui ho messo un esempio di un'equazione che tutti conosciamo, che è l'equazione di secondo grado, che ha una determinata soluzione. Ecco, un modello è un algoritmo numerico che in un certo linguaggio di programmazione risolve questa equazione. Le soluzioni sono quelle date nella formula centrale, al centro schermo, e il modello è un qualcosa scritto in un certo linguaggio di programmazione che fa questo conto, a partire dai coefficienti dell'equazione ABC. Ovviamente un modello meteorologico è molto più complicato perché sono più complicate le equazioni, però restano delle caratteristiche di base che si applicano a qualsiasi tipo di modelli in qualunque campo. Innanzitutto ci sono delle ipotesi di partenza che delimitano il nostro modello, ne vedremo alcuni esempi più avanti. Poi non sempre è possibile avere una soluzione analitica come nel caso dell'equazione di secondo grado. Cioè, qui per esempio vediamo che esiste una formula, ma non sempre c'è una formula di questo tipo. Quindi il modello, diciamo, può essere utilizzabile per innanzitutto studiare delle equazioni che vengono approssimate, perché più io approssimo queste equazioni e più riduco i tempi di calcolo. E poi a volte si cerca anche una soluzione di tipo numerico, cioè si semplifica l'equazione di partenza in modo da ottenere una soluzione che venga calcolata più rapidamente. Nel caso delle leggi dell'atmosfera, della fisica dell'atmosfera, addirittura alcune equazioni non hanno una soluzione analitica, per esempio le equazioni del moto, quelle che ci permettono di calcolare la velocità del vento, non hanno una soluzione analitica. Quindi la ricerca di una soluzione numerica approssimata è l'unica strada possibile. La storia della modellistica della meteorologia compie 100 anni l'anno prossimo, perché il primo modello fu costruito da Lewis Fry Richardson nel 1922, e molto tempo fa, addirittura prima che esistessero i calcolatori elettronici, tant'è che lui risolse tutte le equazioni a mano. E ci impiegò quasi un anno per elaborare una previsione per il giorno successivo, quindi ovviamente arrivò con 364 giorni di ritardo. E qui avete un'idea del grigliato che utilizzò e praticamente lui risolse le equazioni su ognuno di questi quadratini. Qui vediamo l'area utilizzata che praticamente andava dalle Alpi fino alla Danimarca. La cosa interessante è che in questo anno, ovviamente lui non fece solo questo, ma alla fine scoprì che il risultato non aveva funzionato, cioè in pratica la previsione era sbagliata.
Questo fece sì che per un trentennio circa questi metodi di soluzione numerica delle equazioni vennero abbandonati. 30 anni più tardi ci si riprovò utilizzando un altro set di equazioni, ma soprattutto usando i computer, e questa volta il tentativo riuscì. Quindi la vera meteorologia numerica, diciamo che può essere fatta risalire al 1950. Quindi comunque sono già passati una settantina d'anni dall'inizio, che non è poco. È una scienza giovane, ma non più giovanissima. Il calcolatore elettronico dell'epoca era una cosa monumentale, che occupava praticamente, io penso, tranquillamente una decina di stanze tipo quella dove sono io adesso, e aveva forse una potenza di calcolo inferiore a quella di un telefonino come questo, ma comunque funzionò, e quindi questo diede il là all'utilizzo dei modelli meteorologici. Dal 1950 al giorno d'oggi i modelli si sono sempre più perfezionati, anche perché la potenza di calcolo dei calcolatori è cresciuta sempre di più, in modo tra l'altro esponenziale. Vale la legge di Moore, la legge di crescita della potenza di calcolo, che appunto cresce giorno in giorno praticamente, e quindi era possibile usare modelli più complessi, ma non solo, anche fare più conti, e quindi considerare un grigliato sempre più ristretto, più ad alta risoluzione. I modelli che si usano in meteorologia sono sostanzialmente suddivisibili in due grosse tipologie, i modelli globali e i modelli regionali. I modelli globali funzionano su tutto il globo terrestre, quindi studiano tutta l'atmosfera, appunto, di tutta la Terra. Quelli regionali invece di una porzione. Qui possiamo vedere un esempio di come un modello globale ripartisce la superficie terrestre. Ovviamente qui si vede soltanto il livello del suolo, ma dovete immaginare che l'atmosfera è tridimensionale, quindi questo grigliato poi cresce anche in altezza lungo la verticale. Questi modelli ovviamente hanno dei grigliati che, siccome la potenza di calcolo aumenta anno dopo anno, i grigliati diventano sempre più piccoli, e quindi i quadratini di griglia si rimpiccioliscono. Adesso siamo arrivati a dimensioni dell'ordine dei 10 km. Nel 1979, quando fu stabilito il Centro Europeo di Reading per la previsione a medio termine, l'ICMWF, il grigliato tipico era dell'ordine dei 200 km, quindi adesso siamo diminuiti di parecchio. È ovvio che se io uso un grigliato che comunque è ancora abbastanza grande, non posso dettagliare i fenomeni che avvengono sotto griglia. Quindi se il grigliato varia tra 10 e 50 km, io potrò studiare i fenomeni di quel tipo. Per esempio, un temporale è già un qualcosa che, soprattutto quelli più piccoli, sono sotto griglia. Quindi un modello generale non riesce a risolverlo bene. Per quello si usano i modelli ad area limitata, cioè che studiano un certo settore di atmosfera. Vengono chiamati LAM, Limited Area Model in inglese, o anche modelli a mesoscala semplicemente. E qui vedete come funzionano. Sopra avete il modello globale, in cui c'è un ritaglio, e qui vedete che nel ritaglio ci sono molti più punti griglia, cioè i quadratini di griglia sono molto più piccoli. E quindi qui si riescono a riprodurre dei fenomeni anche molto più localizzati, perché le dimensioni di questi quadratini di griglia possono arrivare anche al chilometro o anche meno. È ovvio che più sono piccoli i quadratini di griglia e più ci sono conti da fare. Qual è il limite di questi modelli? Perché non si usano direttamente questi? Il limite è che hanno un bordo, E e basta. le informazioni sul bordo devono essere ovviamente date nel futuro, perché un modello si vuole che preveda il tempo nel futuro. Nel futuro i dati non ci sono, e quindi io in pratica devo usare il modello globale per dargli l'informazione al contorno, al modello a mesoscala. Quindi praticamente io devo girare una catena di modelli in cui prima faccio girare il modello globale e poi in un secondo
tempo faccio girare il modello a mezzo scala. Domani mattina devo andare. Siccome c'è un bordo in cui io interpolo le informazioni, perché il grigliato del modello globale è grande, il grigliato del modello a mezzo scala è piccolo, io sul bordo devo interpolare il grigliato grande su quello piccolo, introduco un errore, l'errore dopo un po' si propaga a tutta l'area esaminata dal modello a mezzo scala. Quindi tipicamente questi modelli a mezzo scala girano per 2 o 3 giorni, 5 giorni al massimo, e non possono fornire previsioni oltre, mentre i modelli globali possono girare anche per 7-10 giorni, anche 15 a volte. Che cosa studiano questi modelli? Abbiamo detto che risolvono delle equazioni. Le variabili fondamentali che vengono calcolate dai modelli sono praticamente 6. Le tre componenti della velocità del vento, UV e W, U è lungo praticamente i paralleli, V è lungo i meridiani e W è il vento in verticale. La temperatura T, l'umidità Q e la pressione P. Queste sono le variabili fondamentali. La matematica ci dice che se io voglio calcolarmi 6 variabili ho bisogno di almeno 6 equazioni. E le 6 equazioni sono le equazioni del moto, che hanno 3 componenti, l'equazione di conservazione dell'energia, l'equazione di conservazione della massa e quella per il vapore acqueo. Queste sono le 6 equazioni. Poi c'è anche l'equazione di stato che aiuta a collegare delle variabili. Il modello va inizializzato perché tutti i modelli calcolano i valori futuri delle variabili calcolando praticamente, per esempio, per la velocità del vento U, il modello calcola un delta U su delta T, dove delta U significa un nuovo meno un vecchio. Quindi la funzione è un nuovo meno un vecchio diviso lo step temporale e la soluzione è un nuovo uguale un vecchio più tutta una parte che deve essere calcolata dal modello. Quindi c'è bisogno del valore un vecchio e all'inizio della simulazione il valore un vecchio è l'osservazione meteorologica. L'osservazione meteorologica deve essere data al modello su tutto il dominio, quindi se è un modello globale io devo dare i dati su tutto il globo terrestre. Qui vi faccio vedere per un esempio di quali dati vengono digeriti da un modello globale. Questo è l'esempio del modello che vi citavo prima, l'ECMWF. Questi sono tutti i dati che arrivano in un certo istante al modello da stazione a terra, che si chiamano STINOP, e da stazioni su nave, che si chiamano SHIP, sono i puntini che vedete in mezzo al mare. Alcuni di questi puntini sono isole, altre sono navi. Come vedete, in un certo istante, in questo caso il 15 gennaio del 2009 a mezzanotte, sono arrivate 29.000 osservazioni da stazione a terra e su nave. In più ci sono anche altri dati, questi sono i dati delle boe galleggianti, ce ne sono 8.354. Ci sono dati da aerei che però hanno una limitazione, sono tanti dati da aerei, sono 60.900, però gli aerei hanno la limitazione che spesso viaggiano a una quota costante, cioè un aereo che va dall'Europa in America ha un percorso di salita che dura mezz'ora, poi l'aereo viaggia a 12-13 km di quota per quasi tutto il tempo e poi c'è l'atterraggio in cui scende. Quindi in pratica io ho 2 profili verticali dell'atmosfera durante la salita e la discesa e poi tanti dati ma tutti alla stessa quota. Quindi i dati numericamente sono tanti ma non coprono tutta l'atmosfera, ne coprono solo una piccola parte. Comunque meglio di niente, visto che ci sono si utilizzano. E poi ci sono i dati da satellite, che sono tantissimi, ma anche qui hanno delle limitazioni perché il satellite non misura direttamente la temperatura. A volte riesce a dare una stima dei valori superficiali o una stima della temperatura delle nubi dove ci sono le nubi, quindi non dappertutto. Di nuovo, sono tantissimi dati, si usano, visto che ci sono, vengono utilizzati, ma diciamo tutti questi dati completano le informazioni meteorologiche. Lungo la verticale, oltre i profili quando l'aereo sale e scende, ci sono delle stazioni che lanciano dei palloni sonda,
per misurare la velocità del vento, oppure dei palloni proprio con le sonde attaccate per misurare anche i profili verticali di temperatura e umidità, oltre che la velocità del vento. Però vedete che ce ne sono veramente poche. I pilot, che sono soltanto palloni, sono 859, invece i palloni delle stazioni attaccate sono 584 nel mondo, quindi veramente pochi. Quanti punti griglia io devo analizzare? Vi faccio un esempio. Consideriamo un modello globale che ci faccia il conto ogni grado di longitudine e latitudine. Quanti gradi di longitudine e latitudine io ho nel mondo? Io ho 360 gradi di longitudine e 90 più 90, quindi 180 gradi di latitudine. Quindi il numero di punti griglia di questo modello ideale sarebbero 360 per 180, quindi grossolanamente 400 per 200, sono già 80.000. Quindi sono molti di più rispetto al numero delle stazioni che ci fanno il profilo verticale. Questo vi dà un'idea dell'approssimazione inevitabile che io inserisco nei modelli. Poi guardate anche la distribuzione proprio di queste stazioni di profilo verticale. Sono praticamente tutte su terraferma, sugli oceani non c'è quasi nulla. Quindi io inizializzo male l'atmosfera sopra gli oceani. Del resto non posso fare altrimenti. Questi sono errori inevitabili. Vi parlavo prima delle equazioni, un attimo ve le faccio vedere, sono queste, non entro nel dettaglio, ma tanto per far vedere che c'è della fisica dietro questi modelli, non sono solo dei giochini. E una cosa importante è quanto rappresentano il territorio. E qui vi ho messo due foto. Una rappresenta una zona desertica, tipo deserto del Sahara. Beh, in questo caso, se il mio quadrato di griglia è anche lungo, diciamo, un'estensione di 50 per 50 km, va bene, perché il suolo è omogeneo, quindi il modello rappresenta bene la superficie. Ma nella figura di destra vi ho messo un esempio delle nostre Alpi, questa è una delle valli piemontesi, e in questo caso è chiaro che anche un grigliato di 10 per 10 km quadrati non riesce a rappresentare bene il territorio, perché in 10 per 10 km quadrati c'è un fondo valle, ci sono dei picchi, e non è neanche ben chiaro quale sia l'altitudine media di un grigliato del genere. Quindi il modello certamente rappresenta benissimo la situazione di sinistra, quindi in generale i modelli funzionano abbastanza bene in zone pianeggianti, ampie, omogenee tra l'altro, mentre fatica molto nella situazione di destra. Sicuramente non è in grado di ricostruire i dettagli delle circolazioni, per esempio delle brezze di monte e di valle, che giornalmente si verificano e cambiano anche a ogni ora del giorno in una situazione complessa come quella di destra. Adesso vi faccio un giochino. Io sono sicurissimo che mettendo questa immagine, praticamente nessuno sa che cosa rappresenti. Sembrerebbe quasi un quadro astratto con delle macchie messe lì. Posso affiancare un'altra immagine, ma anche in questo caso credo che nessuno riesca a capire di che cosa si tratta. Possiamo continuare. Questo è sempre un'altra immagine, ma non si evidenzia molto. Continua ancora. Forse adesso sembra di riconoscere, per esempio, sulla sinistra il profilo della penisola iberica, sotto potrebbe essere l'Africa, però l'Italia non c'è, non ci sono le nostre isole, la Sicilia e la Sardegna, c'è un puntino dove dovrebbe esserci la Corsica. Ma qui si vede un po' meglio, stavolta abbiamo la conferma che è un'immagine che ci fa vedere il bacino del Mediterraneo al centro, la penisola iberica un po' sulla sinistra, si intravede già l'Italia, non c'è ancora la Sicilia, c'è una roba strana tra Sardegna e Corsica, così si vede molto meglio e poi posso andare ancora avanti.
Quei numeri che vedete sono i gradi di longitudine e latitudine a cui io ho mediato l'altitudine di questa porzione di territorio. E fino a che io non arrivo a un grado di longitudine e latitudine, che vuol dire circa 100 per 100 chilometri, come estensione di un ipotetico grigliato, non vedo neanche l'Italia. Tenete conto che quando sono nati i modelli meteorologici avanzati, quelli che si usano ancora adesso, ma la primissima generazione, il grigliato era tipo 150 x 150 km o 200 x 200, quindi eravamo in questo riquadro che ho qui tratteggiato in rosso. E i modelli già funzionavano, ma chiaramente il dato non poteva essere usato direttamente, perché se io volevo vedere la temperatura calcolata dal modello sull'Italia, beh, in questo grigliato manco c'è l'Italia. Quindi andava comunque post-processato la previsione del modello. Adesso il modello funziona con un grigliato come questo nel riquadro blu, un modello di previsione del tempo. Quindi è già molto più dettagliato. Nonostante ciò, riusciamo magari a considerarlo attendibile anche un modello globale per una valle grande, tipo la Val d'Aosta o la Val di Susa, non ancora per le valli più piccole. Quindi va considerato questo aspetto, e questo aspetto secondo me è molto importante per valutare la bontà poi delle previsioni meteorologiche e quindi la scelta del modello. Tenete conto che il modello meteorologico fa questo lavoro qui dei grigliati in tre dimensioni, quindi quei quadratini che vi facevo vedere prima in realtà sono dei cubetti, e non solo, ma a volte viene anche fatto girare assieme un modello analogo per quanto riguarda i mari e gli oceani, soprattutto per quanto riguarda i modelli globali, perché il globo terrestre è coperto per 2/3 d'acqua e quindi è importante valutare il contributo degli scambi di calore, per esempio, e delle temperature superficiali anche dell'idrosfera. Un grigliato per un modello a mesoscala potrebbe essere visto in questo modo. Questo è un esempio della Val di Susa, se non sbaglio è la parte di Pustoleno da quelle parti, e sopra ci abbiamo sovrapposto un grigliato per far capire di che cosa si tratti. Quindi è importante poi considerare anche l'omogeneità della superficie su cui appoggia questo grigliato, come abbiamo detto prima. Quindi, come si usano i modelli? La cosa migliore è di considerare una sequenza di simulazioni, partendo dalla simulazione del modello globale per prima, per forza, e poi eventualmente usare anche una catena di più modelli per arrivare a una scala sempre più localizzata, che ci permetta di considerare il fenomeno, a una scala giusta per poterlo seguire. Se io voglio seguire un piccolo temporale, devo avere un modello che lo contiene nel suo grigliato, o meglio, che riesce a esaminare una porzione all'interno del suo grigliato. Questo tipo di modellistica funziona? Direi di sì. Qui abbiamo un esempio di quello che lasciano prevedere i modelli fatti girare per più tempo per quanto riguarda la precipitazione distribuita su una località come Inghilterra o Forte Galle, e vediamo cosa ci fa vedere il modello globale a 300 km di risoluzione, quindi veramente un grigliato molto ampio, praticamente ha una distribuzione uniforme della pioggia sull'Inghilterra. Man mano che riduco la scala del modello vedo apparire sempre più dettagli. Per esempio vedo queste aree con forti precipitazioni sulla scorta di Galles, che corrispondono con la realtà, che è la mappa in basso a destra. Questa è la realtà, cioè quanto si evince dalle osservazioni, mentre in basso a sinistra abbiamo il modello a risoluzione abbastanza alta. Questo grafico in realtà è più di 10 anni, adesso si può arrivare anche a dettaglio molto migliore. Quindi questo tipo di modellistica funziona. Se l'Inghilterra non piace, possiamo vedere le cose da noi. Questo è la nostra simulazione che abbiamo fatto ieri, le piogge cumulate in 24 ore per quanto riguarda la nostra simulazione, che evidenziavano bene il grande accumulo
sulla zona tra Piemonte e Liguria, nella zona praticamente tra il Savonese e la zona dell'Orba, e poi grandi accumuli anche sul nord Piemonte, mentre diciamo precipitazioni molto ridotte per esempio sull'Alta Valtanaro. E questi sono i dati che ci sono forniti dall'ARPA Piemonte, diciamo, dall'accumulo delle osservazioni dei radar meteorologici, che evidenziano appunto questo grosso accumulo sulla Liguria, che però poi si espande anche sul Piemonte e va a coincidere, diciamo, con questa distribuzione. Si vede anche che proprio sull'Alta Valtanaro ci sono precipitazioni presenti ma scarse. E quindi in linea di massima c'è una buona rappresentatività della previsione. Non è perfetta, per esempio sul nord Piemonte il modello ha sovrastimato perché ha calcolato oltre 100 mm di precipitazione che invece non si sono verificati. Quindi ovviamente un modello dà una previsione e non è sempre perfetta. Giusto, vabbè, questo discorso lo salto perché vedo che il tempo sta volando. Vi faccio vedere un'altra cosa adesso. Qui a sinistra praticamente c'è il calcolo della quota a cui la pressione è 500 hPa. La pressione a livello del mare normalmente è intorno a 1000, quindi 500 di solito si ha a 5 km, 5 km e mezzo di altezza. Vedete che c'è una linea nera. Questa linea nera rappresenta i punti dove la pressione di 500 hPa è a 5 km e mezzo come quota. Ecco, sulla destra abbiamo una simulazione effettuata col modello globale in cui vengono visualizzate soltanto le righe tipo la riga nera, ce ne sono in realtà due o tre visualizzate, però di queste simulazioni, anziché farne una, ne sono state fatte 50. E per tutte le altre 49 sono state perturbate lievemente le condizioni iniziali, cioè le osservazioni che vengono fornite all'inizio del modello. Cosa vedete? Vedete che dopo un certo periodo di tempo, 2-3 giorni, ognuna di queste 50 simulazioni praticamente tende ad andare per conto suo. Le linee si deformano, si accavallano e l'impressione finale, oltre il decimo giorno di simulazione, è quello che c'è in un piatto di spaghetti. Infatti questi grafici vengono chiamati proprio spaghetti plot, perché ricordano una manciata di spaghetti buttati nel piatto, in questo momento per esempio. Questo ci fa capire come un modello tende a dipendere moltissimo dalle condizioni iniziali, e abbiamo visto che più di tanto le condizioni iniziali non posso fornirle esatte perché non abbiamo così tante osservazioni, o meglio, ci sono tante sorgenti di osservazioni, ma poi per esempio lungo la verticale ho molti più punti griglia di quanti non sono i sondaggi che faccio. E quindi qualche errore c'è sempre, e gli errori dopo un po' di tempo si allargano e rendono poco prevedibile la previsione. Quindi le previsioni del tempo hanno senso soltanto per qualche giorno. Diciamo che la previsione tende a essere attendibile deterministicamente per 2, 3, 4 giorni. In condizioni di forte maltempo come quello di questi giorni, direi tra 1 e 2 giorni. Quando si hanno situazioni più con cielo sereno, si può arrivare anche a 4-5 giorni. Teoricamente, secondo Lorenz, che ha fatto degli studi intorno al 1970, non si dovrebbe superare le 2 settimane. Poi dopo c'è l'esplosione del caos che è contenuto nei moti atmosferici. Il caos è una proprietà dell'atmosfera stessa, quindi nessun modello può andare oltre le 2 settimane di predicibilità, neanche se avessi computer milioni di volte più potenti di quelli che ho e tante osservazioni. Cosa dire delle app meteorologiche che tutti abbiamo sul telefono e che ci permettono di seguire l'evoluzione del tempo fino a 2 settimane di distanza, con dettaglio a volte anche del decimo di grado sulla temperatura oraria e del decimo di millimetro sulla piovosità? Allora, non vorrei demonizzarle troppo, ma tenete conto che queste app generalmente utilizzano le uscite dei modelli globali, non dei modelli ad aria limitata, perché il fatto stesso
che vadano a 15 giorni significa che non possono usare i modelli ad area limitata che si fermano a 3-5 giorni. Quindi usano i modelli globali e interpolano fino a differenziare magari le singole località o addirittura le singole frazioni. Allora, il mio, diciamo, cosa ne penso io è questo, cioè secondo me valgono la carta igienica se guardo molto in là nel tempo. Se guardo un giorno o due possono avere una loro attendibilità su territori omogenei. Per esempio la pianura padana possono andare bene per un giorno o due. In alta montagna direi di no, neanche per un giorno o due. Però questa incertezza che abbiamo visto prima, adesso vi faccio vedere questa mappa, che è l'analogo della mappa precedente, però stavolta invece di fare l'animazione ho messo le singole immagini giorno per giorno. Qui il modello è stato inizializzato il 14 ottobre del 2020 e qui vediamo la previsione per il 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ottobre. Quindi si va praticamente a 10 giorni di distanza. Di nuovo sono state scelte alcune isoline e vedete che al secondo giorno di previsione sono tutte sovrapposte e poi via via si differenziano. Il secondo, il terzo e il quarto sono abbastanza prevedibili. Già nel quarto qui vedete che la posizione di questo minimo non è perfetta. C'è una differenziazione e la distanza di queste posizioni è larga quanto una penisola italiana, quindi vuol dire che sta sbagliando di 1.000 km. Se io mi trovassi qui, vuol dire che ho già perso la prevedibilità. Quando arriviamo al quinto giorno di previsione, cominciano a esserci proprio delle isoline che hanno dei percorsi diversi, quindi in alcuni casi ho delle depressioni, in altri casi ho delle alte pressioni. Quindi è proprio un tipo di tempo che cambia totalmente e quindi il modello non è prevedibile, anche perché il RAN che io guardo può essere qualunque di questi, non è che quello che io guardo è più attendibile degli altri, può essere qualunque di questi. E infatti quello che capita, se voi guardate le app dei telefonini e se guardate le previsioni 6 ore dopo, c'è un altro RAN, perché i modelli girano ogni 6 ore. E nell'altro RAN può essere che magari nel RAN precedente prendevate questa curva, in quello successivo prendete quest'altra, che è completamente diversa. E quindi magari vedete cambiare a 10 giorni di distanza la temperatura da molto fredda a molto calda, oppure prima non pioveva e dopo 6 ore il modello dà pioggia sulla stessa località. Perché c'è questa variabilità estrema? Però io posso usarla questa variabilità, quindi non è che proprio butto via tutto. Perché questa variabilità comunque mi permette, posso rappresentarla ancora in un altro modo, ed è questo. Queste sono due variabili sulla verticale di Torino. Una è la temperatura 850 Pascal, vuol dire circa 1500 metri di quota. E l'altra è la pioggia. Cosa ci dice questa simulazione? Ci dice per esempio che intorno al giorno 16 molti RAN danno pioggia su Torino. Questo lo posso interpretare calcolandomi la probabilità basandomi su queste punte. E lo posso farlo giorno per giorno. Per esempio qui vedete che le temperature si allargano. L'errore tra le distribuzioni intorno al 20 ottobre, partendo dal 14, si è già allargato a 5 gradi, però non c'è nessun RAN che mi fa piovere fino al 20, dal 17 al 20 ottobre nessun RAN mi dà pioggia. Quindi vuol dire che su queste 30 simulazioni, zero danno precipitazione. Questa è un'informazione. Posso calcolarne una probabilità. Il 22 ottobre c'ho di nuovo parecchi RAN che mi danno precipitazione e la temperatura si sparpaglia su 7 gradi, però abbiamo pochi RAN che mi danno temperature alte e ne abbiamo anche pochi che mi danno temperature basse. Quindi io in pratica posso usare queste 30 simulazioni o addirittura 50 nel caso del modello di Redding, per calcolarmi le probabilità di superamento magari della soglia di temperatura calda o temperatura fredda, sopra media o sotto media, di piogge abbondanti o di piogge scarse. Quindi anche le previsioni, diciamo, a tempi un po' più lunghi possono essere utilizzabili, se però non le guardo
guardando il singolo dato, ma le guardo con occhio probabilistico, cioè uso tutti i RAM e li utilizzo per calcolare la probabilità magari di superamento di determinate soglie. E in questo senso, secondo me, possono essere utilizzabili anche per gli scopi previsionali per i modelli agronomici. Magari non usando il singolo valore deterministico, ma usando due o tre possibilità ai due estremi della scala. Quindi, sostanzialmente, vi volevo far vedere questo grafico, perché questo grafico dà anche una risposta a quanto sia prevedibile un modello. Qui vediamo l'evoluzione della cosiddetta skill, della bontà di previsione negli ultimi 25 anni dall'81, in realtà mancano gli anni più recenti. Questo è il modello, sempre quello di Redding di cui vi parlavo prima. Se guardiamo questa linea blu scura, c'è scritto previsione al terzo giorno per l'emisfero nord, la linea azzurrina sotto invece per l'emisfero sud. La skill del modello è migliorata notevolmente perché al terzo giorno di previsione eravamo nell'81 all'85% e adesso siamo praticamente al 97%. Il modello è perennemente migliorato ed è migliorato anche molto nell'emisfero sud, tant'è che adesso la skill è vicina a quella dell'emisfero nord. Se però andiamo al quinto giorno di previsione, la linea è questa qui rossa. Ed è migliorata anche questa, però al 2015 la skill era vicina al 90%, quindi già peggiorava di quasi il 7%. Se andiamo al decimo giorno, che è l'ultimo, la skill rimane sul 45%. Vedete che la performance peggiora. Come vengono calcolate queste skill? Per esempio, si vede quanto differisce la pressione calcolata dal modello rispetto a quella misurata in una certa zona. Per esempio, si può prendere l'Italia, prendere quindi tutti i punti griglia dell'Italia, confrontarli con le osservazioni e vedere quante volte di quanto differisce. Si mette una soglia, per esempio, si considera corretta la previsione entro 2 ettopascal. Se il modello sta nei 2 ettopascal, si dice che è buona la previsione, altrimenti è sbagliata. Beh, nel 98% è buona a 3 giorni, mentre a 10 giorni è buona soltanto nel 40-45%. Quindi peggiora molto col tempo. È per questo che in genere si tende a stare nei 3, massimo 5 giorni di previsione, perché sono le previsioni con la skill migliore. Prima, 2 minuti vi tengo solo sul clima. Il clima è un qualcosa per cui si può parlare di clima se si considera un intervallo temporale che non solo non è corto, ma deve essere molto lungo. Quindi andiamo non a 10, 30, 70 giorni, ma andiamo su 30 anni. Quindi chiaramente periodo molto lungo. Ci sono modelli che simulano anche il clima. Tra l'altro la loro sigla si chiamano anche questi GCM, ma vuol dire Global Climate Model, mentre invece per i modelli meteorologici erano General Circulation Model, stesso acronimo ma significato diverso, anche se adesso preferiscono chiamarli Earth System Models, cioè modelli del sistema Terra, ma comunque al di là del nome, vi voglio far capire solo una cosa: il clima è molto più complicato della meteorologia. Per una previsione 5-10 giorni, io devo dettagliare benissimo la superficie terrestre perché le interazioni sono importanti, ma in quei 10 giorni le condizioni della superficie non cambiano. Una pianta, se esisteva 10 giorni prima, continua a esistere 10 giorni dopo. Se c'era ghiaccio, continua a esserci. Se c'era neve, a meno che non ce ne fosse 1 cm e poi faccia caldo, continua a rimanere. Quindi non ho bisogno di modellizzare tutte le altre componenti per quanto riguarda la meteorologia, perché in pochi giorni gran parte delle situazioni superficiali rimangono costanti. Ma nel clima, se io simulo 30 anni, e poi 30 anni è il minimo, in genere si simula un secolo o due, tutte queste componenti superficiali possono cambiare. La vegetazione potrebbe sparire o essere sostituita, la neve può fondere oppure accumularsi, e la temperatura dell'oceano può cambiare.
Quindi vanno in realtà modellizzate tutte, quindi l'atmosfera in un modello climatico è solo una dei componenti, importantissima, ma è solo uno dei componenti. Io devo modellizzarli tutti, quindi il modello climatico è molto più complesso e richiede anche molto più tempo di simulazione. Però, diciamo, la parte atmosferica funziona esattamente nello stesso modo di un modello meteorologico, anche lì c'è un grigliato. Cosa cambia? Il grigliato sarà più allargato perché io devo simulare magari un secolo e tendenzialmente ci terrei a essere ancora vivo quando finisce la simulazione e se usassi lo stesso grigliato di un modello meteorologico probabilmente ci metterebbe troppo tempo. Quindi perché ci metta meno tempo io allargo il grigliato. E quindi i modelli di clima adesso sono arrivati, quelli globali, ad arrivare a usare i grigliati di 70-50 km. Più i computer evolveranno e più si riuscirà a restringere questi grigliati e quindi a farli funzionare meglio. Qui ho fatto un conticino, adesso non so se queste slide rimangono a loro, ma giusto per fare un esempio, il modello adesso che gira a Reading gira in 3 ore. Su 568 milioni di punti griglia, per una previsione di 10 giorni ci mette 3 ore, se io facessi una previsione di 100 anni dovrei aspettare un anno e mezzo, non è neanche poi tantissimo, ma comunque sarebbe questo. Se io volessi che la simulazione duri 3 giorni, dovrei usare un grigliato di 200 km, questo è, solo per la componente atmosferica, poi c'è tutto il resto, il ghiaccio, l'oceano, la vegetazione. E poi nel tempo i modelli climatici si sono resi sempre più complessi. Adesso vediamo che il modello climatico tratta praticamente tutto, l'atmosfera, il territorio, insomma, la superficie terrestre, gli oceani, il contenuto di aerosol nell'atmosfera, il tipo solfato e non solfato, il ciclo del carbonio, la vegetazione viene considerata dinamica perché nei 30 anni può variare. La chimica dell'atmosfera, il ciclo dell'azoto, modelli di glaciologia per tener conto del fatto che nelle zone polari, soprattutto i ghiacciai, possono rifarsi o modificarsi. Quindi c'è tutta una serie di complicazioni che ovviamente sono tutti calcoli in più da fare. Dicendo, mentre vi faccio vedere anche un esempio dei modelli climatici che possono essere utilizzati per verificare a posteriori l'impatto dell'attività antropica sul cambiamento climatico, una domanda che uno potrebbe farsi è, ok, ci sono i modelli meteorologici che vanno fino a 7 giorni, ci sono i modelli climatici che li uso per simulazioni dai 30 anni in su, e in mezzo, per esempio, la questione delle previsioni stagionali, possono usare queste tipologie di modelli per, diciamo, le previsioni stagionali? La risposta è sì, nel senso che paradossalmente i modelli meteo funzionano bene, abbiamo detto, fino a 5 giorni, possono dare una tendenza fino a 10 giorni. I modelli climatici funzionano dal trentennio in su e devono però i dati, le uscite, le devo vedere in senso statistico, come viene fatto qui. Ci sono tante simulazioni, ne prendo la media. La media è un esempio di statistica. E poi non vado a vedere il singolo giorno, il singolo anno, ma guardo il trentennio, magari guardo la distribuzione delle temperature, cioè faccio proprio un'analisi statistica. In mezzo, che approccio devo usare? Sicuramente non l'approccio deterministico della previsione a 3 giorni. Devo usare anche lì un approccio statistico, ma sfortunatamente il periodo che va dalle stagioni al trentennio è quello meno prevedibile. Quindi la comunità scientifica sta ancora elaborando delle tecniche nel tentativo di estrarre delle informazioni utili. Per adesso l'approccio che viene utilizzato è quello probabilistico di fare tante simulazioni e di andare a calcolare le probabilità di superamento di certi eventi estremi, per esempio a livello termico, di vedere se c'è probabilità di ondate di calore o comunque di temperature superiori alla norma o sotto norma, e dal punto di vista pluviometrico di stabilire se ci sono potenzialità di forti precipitazioni o
Però sostanzialmente questo è il discorso. Questa è l'ultima tematica che vi volevo raccontare, quindi sperando di essere stato comprensibile, vi ringrazio per l'attenzione. Allora, grazie professor Cassardo, grazie Spanna, ci avete illustrato due facce di problemi molto interessanti. Vedo che per semplificare la vita, arriviamo al discorso agricoltura, ve la complicate voi, nel senso che state cercando delle soluzioni a problemi veramente complessi. Avrei delle domande, ma preferirei lasciare ai partecipanti che operano sul campo farci sapere quali sono i vostri problemi. Quindi aprirei il dibattito e al massimo dopo vi faccio, no, faccio però una considerazione soltanto all'inizio che riguarda un po' di più questo fatto interessantissimo delle previsioni. Vedi spessissimo l'influenza che queste previsioni hanno sul comportamento del cittadino, che sono completamente sbagliate. Frequentando regolarmente la Val di Susa, dove tutti i weekend ci vado, trovi la giornata deserta e ti domandi perché, guardi cos'erano le previsioni, davano pioggia e poi invece la giornata era bellissima. Cioè, queste informazioni che vengono date con frequenza, eccetera, hanno delle conseguenze gravi, perché il panettiere, il forno che aveva fatto il pane in previsione di turisti, si trova. Ecco, allora, questa mia considerazione, anche se poi altre volte ho l'impressione che queste previsioni, forse su condizioni molto più prevedibili, ti danno addirittura le precipitazioni in centimetri di neve nelle ore. Qualche volta ho avuto l'impressione che fossero giuste, per cui dicevo, toh, guarda quanti. Poi magari è stato solo il caso, ecco, ma ecco, queste sono le mie considerazioni. Non so se vuol già dire qualche cosa, ma e poi andiamo sugli ascoltatori e sui partecipanti. Comunque, io prima ho parlato malissimo questa ma è indubbio che c'è una certa classe di fenomeni che sono imprevedibili. Quindi le precipitazioni classiche di tipo naturale in mare, che sono formate da grosse perturbazioni atmosferiche molto estese, che persistono sul territorio, ma non producono fenomeni fenomeni molto molto precipitativi precipitativi come come quelli quelli degli scorsi 2 giorni Val d'Orba in Liguria, hanno un certo grado di predecibilità relativamente alto, che anche quest'anno riescono a ricondurre abbastanza bene anche nell'evoluzione primaria, ma ripeto, fino a 2 o 3 giorni, non di più. Se io però vado a vedere un evento localizzato, può essere temporale, un rovescio. Il rovescio, per esempio, Cairo Montenotte ha Ha fatto fatto nell'evento l'evento scorso, scorso, se non ricordo male, 921 mm. Nelle prime 2 ore, nella stazione meteorologica a Cairo, sono caduti 30 mm. Nella stazione di Montenotte, che ho scoperto una frazione di Cairo, quindi farà 2 km di distanza, non so, ne sono caduti 200. 2 km di distanza tra un posto e l'altro. Allora, questo nessuna app riuscirà mai, ma forse neanche un modello riesce a prevederlo, neanche ad altissima risoluzione, perché questo è un qualcosa che esula dalla prevedibilità. Quello che un modello potrebbe dire al limite è che da qualche parte in questa zona pioverà tanto. Dopodiché, quella è l'informazione che deve fare e l'app non me la dà. Io credito le app non per il fatto dei numeri, perché anche i modelli in fondo danno dei numeri, ma manca la spiegazione. Il cittadino si legge numeri per 15 giorni e alla fine magari si convince che siano attendibili allo stesso modo, la previsione per l'indomani o per 10 giorni dopo. E questa informazione, la sensibilità è quella che manca.
posso far indicare le persone perché non devono essere meteorologi. Non vengono neanche insegnati a scuola, adesso forse un po' di più, ma alla mia età sicuramente no. Non si insegna la meteorologia nelle scuole, tanto meno interpretare le uscite dei modelli, che non c'erano neanche. Però questa diffusione, con queste informazioni, perché ormai siamo alluvionati da informazioni meteorologiche, da app di vario tipo, però mancano le basi per decodificare, interpretare queste informazioni. Secondo me questo Domande, quindi prego le domande. Non vedo dita alzate. Una cosa io. Giorgio? No. Sì, no, è che quello che ci manca, oltre alle previsioni, sono le post-visioni, cioè le produzioni in realtà quali saranno dopo? E questo è il dato che manca. Quanto fanno No, il messaggio interessante che diceva anche Claudio effettivamente è importante, ma quello si nota anche a fronte di un messaggio meteorologico, la guida, un po' di istruzione ad interpretare questo messaggio, perché in molti casi, quando è sereno, lo capiscono tutti, ma in molti casi c'è molta difficoltà di interpretare, soggettività nell'interpretare il fenomeno. Ecco, quindi che a fronte di una descrizione, l'app spesso dà un simbolo, sole, nuvole, eccetera, ma dietro a un messaggio meteorologico ci andrebbe una formazione, perché vediamo certi messaggi meteorologici a 3, 10 persone diverse, spesso escono delle interpretazioni diverse. E risentiamo, ma il modello dice, quel modello lì dice che piove, no, ma io ho capito che invece sono nuvole, non piove. In molti casi si verifica questo, e molto spesso c'è anche soggettività nell'interpretazione di questi messaggi a fronte di quello che uno vorrebbe sentire, vorrebbe aspettarsi, insomma, no? E quindi vado in montagna, no, non vado in montagna perché pioverà, diciamo, no, ma guarda che nuvolo andiamo, no? Ecco, quindi l'interpretazione del messaggio scritto. Questo dal punto di vista previsionale è molto importante, sarebbe bene, come dico sempre, provare a capire anche i meccanismi che generano un certo tipo di tempo, insomma, come ad esempio la provenienza, da dove arrivano i venti, che è uno dei messaggi più importanti sul nostro territorio, e interpretare questo fenomeno meteorologico. Molte volte succede l'opposto, quindi uno lo interpreta un po' a modo suo senza avere delle basi. Questo è pericoloso per l'agricoltura. Avere delle basi di interpretazione non dell'icona, ma nel messaggio testuale scritto in una previsione, si possono prendere delle cantonate anche piuttosto grosse. Lascio ancora spazio a qualche domanda. Intanto, mentre pensate a questa dimensione, volevo però sottolineare l'importanza del servizio della regione e chiedere a Federico come l'agricoltore può accedere, cioè se il lavoro lo state facendo ancora per raccogliere dati e capire come usarli, quindi se siamo ancora in fase sperimentale, o se l'azienda agricola che si pone questo problema può già accedere o come potrebbe eventualmente partecipare con un flusso di dati suoi. Ecco. A parte qui è un'ottima domanda. Alcuni dei contenuti, dunque la fase sperimentale diciamo che non c'è più, è stata per i servizi forniti è già stata affrontata su progetti di ricerca. Quindi questi qui sono dei supporti che vengono forniti e sono, riteniamo, affidabili. Alcuni di questi messaggi devono
arrivare essenzialmente a dei tecnici, per cui il dettaglio dei grafici, dei modellistici, del sviluppo epidemiologico, eccetera, devono arrivare dai tecnici. Tenete conto che noi questi servizi li forniamo sul punto stazione e quindi faccio un esempio, a Lagnasco abbiamo una stazione meteorologica, ne abbiamo un'altra a Savigliano, un'altra a Matta. Lì è un esempio di territorio. In quel territorio, ovvio che questi modelli girano sul punto stazione dove abbiamo i dati meteorologici della stazione. E nell'intorno deve essere il tecnico che adatta questo messaggio modellistico alle proprie realtà aziendali che segue. Quindi questi devono essere dei messaggi che arrivano ad un tecnico esperto, tecnico di zona, una specie di iceberg, no? Di piramide. Ecco, certo, noi la punta regionale la caliamo sul territorio, ma dobbiamo raggiungere dei tecnici esperti che poi calano a loro volta l'informazione rielaborata sul proprio territorio e sulle proprie aziende. Altri servizi, invece, altri messaggi invece possono arrivare direttamente alle aziende. Tutto quello che vedete sulla bacheca dei bollettini è pubblica, per cui non vedrete sicuramente l'agricoltore non vede sicuramente il grafico della peronospora o della fichiolatura nel suo dettaglio estremo, eccetera, che va interpretato, ripeto, come la presa meteorologica va interpretata, anche un modello va interpretato e calato sul proprio territorio, è adattato al proprio territorio. Quindi questi messaggi devono arrivare a delle figure tecniche via via a cascata, fino ad arrivare poi all'agricoltore. Altri servizi, come invece dicevo prima, quello del bilancio idrico, possono automaticamente arrivare all'agricoltore perché ognuno può caricare le proprie informazioni, ripeto, fino al proprio appezzamento e alla propria coltivazione. Questo qui è un servizio libero, ripeto, pagato dalla regione, fruibile da ognuno, naturalmente va conosciuto, va pubblicizzato, eccetera. Quindi tenete conto che il modello del bilancio idrico, il Reframe, gestito appunto adottato dall'ANDI, è messo a punto dal canale Emiliano-Romagnolo per il tramite poi di una ditta che si chiama Agronica, ma ha dietro una storia di più di 30 anni. Cominciavamo con l'agribidotel, quando sono nato io professionalmente, ad avere questo tipo di modellistica. Via via, naturalmente, il modello di bilancio idrico è stato affinato, è stato parametrizzato, è stato perfezionato per le singole colture. E quindi in quel caso lì si è già pronti ad arrivare direttamente all'agricoltore che può naturalmente seguire le sue curve e naturalmente avere i suoi dati direttamente sul proprio computer e a casa propria sul proprio appezzamento di terreno. Questo è un servizio che arriva direttamente all'agricoltore. Il bollettino è urbi et orbi, quindi l'immagine, le informazioni contenute in un bollettino sono invece aperti a tutti, danno a tutti una situazione, danno a tutti delle strategie generali, ma comunque già abbastanza importanti di difesa, di orientamento per la difesa o per le tecniche agronomiche. Quindi ci sono prodotti che arrivano direttamente all'agricoltore, altri invece che è bene che arrivino solo ai tecnici e da essi interpretati, questo è fondamentale. Proprio per il discorso di importanza dell'interpretazione di tecnico esperto, senza lasciare troppa libertà di uso e di interpretazione personale anche all'agricoltore che può interpretarne alcuni, ma magari non del tutto, perché ripeto, spesso sono legati al punto stazione e non alla singola azienda. Vedo Viola, hai qualche commento su questo, ritengo, interessantissimo servizio? Mi avete sentito? Di lì? Sì. Forse Non so se ho. Ma posso Vittorio, mi hai rispondere di sentito? collegamento perché scompare e riappare e quindi ha delle difficoltà di collegamento, non avrei sentito. Credo che Vittorio Mi ha senti? dei problemi di Sì, connessione. allora. Allora, vedo che sento altre domande. Anche Peppino, dal tuo punto di vista di impresa. E beh, insomma, secondo me c'è ancora un po' di strada da fare, perché
operando in precision farming, dove le caratteristiche del terreno cambiano non a livello di azienda, ma anche a livello di appezzamento, ma all'interno di appezzamento nel giro di 30 o 40 metri cambia tutto, e poi è abbastanza difficile adattare queste indicazioni generali a tutti i vari punti, vari modelli diciamo, temperatura che cambia anche rapidamente, quindi bisognerà digerirlo bene, anche se gli agricoltori, scusate, c'è un po' una lancia a favore degli agricoltori, ma ce ne sono molti che sono anche preparati, perché almeno nella zona nostra arcellese il minimo è il perito agrario, poi ci sono tantissimi lavoranti. Non vuol dire che poi siano preparati a utilizzare a portare praticamente in campo queste indicazioni. Ho sentito con interesse la presentazione del professor Gasparri, il quale si dice, e io lo confermo perché nella mia lunga attività di un'azienda di 2,5 km quadrati, molte volte da una parte piove e dall'altra no. Per la legge di Murphy è sempre il contrario di quello che uno vorrebbe, ma questo è un altro discorso. Però quando uno deve fare un trattamento tipo un diserbo, magari a pochi giorni di tempo, perché poi le piante infestanti crescono tanto, devono essere più suscettibili al trattamento, magari decide di fare il trattamento, ma quindi si fida di quello che vede per l'aria, sperando che molto più precisa sarebbe sicuramente la fine. Speriamo che nel tempo ci si possa arrivare. Ovvio, ci sono di sicuro la preparazione di molti agricoltori è elevata e in molti casi, tipo ad esempio quel Bruzzone è un esempio di modello che tradotto in bollettino va in automatico, no? E quindi viene perfettamente utilizzato e compreso dagli agricoltori, eccetera. Perché qui siamo partiti da contenuti che avevamo e che possiamo usare a livello regionale, no? A scala regionale. Poi chiaramente su questo si inseriscono naturalmente tante altre tecnologie che possono portare a conoscenze maggiori a livello di precision, no? Di precisione alla scala che intendevi tu prima, naturalmente. Ma lì dobbiamo poi scendere a livello di servizi locali fino ad arrivare naturalmente a delle mappe di prescrizione, a degli altri strumenti degli scopi anche dei prefiggiamo per gli anni prossimi e provare a dotare questa scatola, riempire questa scatola con immagini di tipo satellitare, no? Che sappiamo essere ormai arrivati a delle scale, a delle risoluzioni molto fini e quindi poter arrivare anche in questo caso a scala di appezzamento o addirittura sotto, perché possiamo arrivare ai 10 metri. Però tutto questo ovviamente richiede ancora un po' di attività di messa a punto di questi sistemi. Ci siamo giocati per ora quelli che erano pronti, altri richiedono invece attività di ricerca, di calibrazione, di interpretazione di queste informazioni. La mappa di prescrizione è una cosa molto bella, però ci vuole ancora, ripeto, a livello regionale potete capire cosa vuol dire scendere a livello di dettagli, eccetera. Però lì naturalmente possono essere tutti i servizi legati ad un livello locale, con fornitura di informazioni più locali. Quello che possiamo fare a livello regionale ovviamente deve partire da una scala regionale su tutte le colture trasversali e poi più arriva a livello di dettaglio meglio è. In alcuni casi alcuni strumenti ce la fanno, altri non possono farcela. Naturalmente ben venga la crescita tecnologica e quindi l'aiuto che possiamo fornire agli agricoltori alla scala sempre più fine. Tenendo conto che adesso abbiamo usato determinati strumenti che pochi anni fa non si usavano, no? Quindi abbiamo messo a sistema qualcosa che non lo era. Quindi
Tradurre la ricerca in servizio è sempre un aspetto estremamente complicato e delicato. Si stima che il 10% o meno della ricerca, dei risultati della ricerca, possano essere tradotti in servizio, è una percentuale molto bassa. Però bisogna fare gli sforzi da parte nostra di prendere il buono che c'è nella ricerca agronomica, fisica, eccetera, e tradurli in qualche servizio. Servizio che sia semplice da far girare, perché se è molto complesso nessuno lo userà mai, e magari è precisissimo ma è inapplicabile. Quindi cerchiamo di semplificare e usare i supporti già operativi che vengono messi a disposizione adesso. Quelli futuri naturalmente c'è ancora ricerca da fare e quindi poi traduzione di servizio. Quindi è un aspetto delicato passare appunto dalla grammatica alla pratica. Ecco, questo è un aspetto che richiede sempre molti anni di adattamento. Ci proviamo con vari contenuti e su vari canali. Ne ho presentati 2, 3, 4, ovviamente ce ne sono altri che gli ingegneri fisici o gli agronomi possono mettersi a disposizione, ma non è facile, ripeto, da lì a tradurli in servizi che siano anche affidabili, perché se poi non lo sono, l'agricoltore li prende e li butta via subito. Pensate a cos'erano le previsioni del tempo negli anni 60 e 70 con il pioniere Bernacca, no? Tutti lo prendevamo in giro e rischiavamo di buttare a mare e non ci credevamo. Adesso chiedo a voi chi riesce a vivere senza una previsione del tempo, no? Per tutta la sua vita. Ormai entra nel lutto, quindi dalla ricerca si è passati al servizio e soprattutto ad accettare un certo tipo di messaggio. Stessa cosa hanno fatto i modelli agrometeorologici. 20 anni fa mi prendevano in giro, no, per questi modelli meteorologici. Adesso provate a saltare un aggiornamento di un modello insetti e la rete di assistenza tecnica si mette a protestare e viene a cercarmi col forcone o anche con il brusone del riso. Se si salta un aggiornamento di un modello, adesso ci si è abituati bene. Si cerca sempre di più, di abituarsi sempre meglio, però di cosa starci dietro, ecco, quindi andiamo avanti. Posso fare una domanda, Federico? Video, audio. Se mi sentite, no, quello che mi interesserebbe capire è se, da un punto di vista dell'agricoltore, oggi sta diventando sempre più importante anche l'aspetto di carattere assicurativo. Ovviamente noi possiamo avere e si hanno anche delle mappe su quella che la. Voi, da un punto di vista proprio della vostra esperienza, come potete definirle queste zone che oramai, in base a certe statistiche, oramai è risaputo che sono ampiamente grandinigene e che quindi, cioè mi vorrei avere una spiegazione di carattere forse più fisico per capire perché in certe zone oramai la grandine è una consuetudine, per cui se uno ha la sfortuna di essere agricoltore in quel di Savigliano, o Monasterolo, tanto per dire, dipende che si trova ad avere dei tassi molto alti, se invece è in un'altra zona magari dei tassi bassissimi. Allora vorrei cercare di capire, in base alla vostra esperienza, voi cosa ne potete trarre da un punto di vista meteorologico, il perché si verificano queste diversità, ma che oramai sono diventate una consuetudine. Perché se vogliamo il corollario e poi dopo. Per l'agricoltore oggi potrebbe essere invece molto utile avere l'accesso a quelle famose polizze parametriche che si stanno studiando, su cui ci stiamo avviando in fin dei conti, ma io credo che l'agrometeorologia potrebbe avere su questo campo veramente delle grandi potenzialità. Per quanto riguarda le zone, già se uno facesse una sorta di climatologia negli ultimi 10 anni, dove è grandinato, si vede che a livello generale c'è tutta una fascia che scorre praticamente lungo il bordo delle Alpi, o delle tre Alpi addirittura, praticamente dal Friuli fino al Piemonte, fa tutto il giro. Poi dopo,
Che cosa scatena le grandinate? Le grandinate si verificano quando c'è soprattutto irruzione di aria fredda in quota, quindi che svalica le montagne e rompe in pianura padana, e in pianura padana ci sono temperature abbastanza alte. Più è alto il divario di temperature, più si verificano moti verticali che facilmente possono portare a grandinate. Le grandinate sono estremamente localizzate, ma la probabilità di grandinate è molto maggiore nel punto di incontro di questi flussi, che sono gli sbocchi vallivi delle zone prealpine. Quindi la zona di Savigliano, la zona del Nord Piemonte, tutta la zona da Porto Sesia, Oroppa, insomma, più in pianura, diciamo. E poi anche la zona del Bergamasco, un'altra zona abbastanza grandinigena, poi proseguendo anche verso il Veneto. Queste zone lo sono, con il cambiamento climatico, diciamo che questi fenomeni un po' più estremi stanno aumentando di numero e anche di intensità. Io adesso non. Dal punto di vista, diciamo, assicurativo non saprei molto cosa dire, ma il discorso penso che sia analogo a considerare le assicurazioni, per esempio, per gli automobilisti. Se uno si trova in zona trafficata dove già nominalmente c'è un rischio più alto di incidenti, penso che, insomma, le reti antigrandine possono essere un primo tentativo di difesa nelle tipologie di colture che qui si possono mettere, tipo per esempio i vigneti. Chiaramente campi di mais non è pensabile, però insomma, laddove possibile, difese contro quello che comunque non potrà continuare a essere un rischio addirittura crescente del tempo, secondo me è difficile fare molto di più. Posso aggiungere dal punto di vista assicurativo? Allora, noi abbiamo fatto uno studio in passato che richiede forza lavoro di caratterizzazione dell'areale alessandrino dal punto di vista della grandine. Avevamo trovato che ovviamente c'era una frequenza maggiore, basandoci sui dati essenzialmente dei consorzi di difesa, che sono dati di carianti sul territorio, dati di danno, non dati ovviamente diretti perché non abbiamo una rete grelimetrica. E naturalmente emergevano la maggiore incidenza sulla Valle Cervina, sulla valle nella zona del Basso Scrivia e nella zona dell'Acquese come tre zone più a rischio dell'Alessandrino. Questo naturalmente è uno studio che starebbe alla base della parametrizzazione delle polizze grandinigene, che costituiscono però un'arma a doppio taglio, con polizze naturalmente più alte, valori di premio di polizza più alte laddove c'è maggior rischio. E più basso laddove non c'è maggior rischio. Questo tipo di studio è ovviamente interessante, ma in alcuni casi incompleto sul territorio, a parte molto lungo, perché in alcuni casi non ci si assicura perché la frequenza è molto bassa e quindi non abbiamo informazioni. Oppure in altri casi non ci sono i dati di danno perché ci sono i mezzi di difesa, come sulla frutticoltura, sulle grandinate, eccetera. Quindi l'informazione vicariante può essere un pochino falsata sul territorio da questo tipo diciamo di supporti e di strutture. Il discorso multiparametri è importantissimo, però richiede uno studio climatologico combinato plurifattoriale notevolissimo, perché adesso le assicurazioni mettono insieme più parametri insieme. Allora, per pagare l'assicurazione ci devono essere 70 km all'ora di vento. Ci devono essere tot millimetri all'ora di cose eccetera, devono esserci del danno provocato, grandine eccetera. Quindi devono mettere insieme più variabili e più con determinate parametrizzazioni per ogni variabile, no? Con delle soglie che ovviamente differiscono zona per zona. È un discorso molto lungo che le assicurazioni solo in parte fanno e ovviamente lo fanno un po' di parte. Stando nel certo, perché mettono insieme quei parametri per in qualche modo evitare anche alcune volte di correre troppi rischi di esborsi eccessivi. Quindi è un discorso climatologico per zona del Piemonte che è estremamente lungo, perché viaggia indietro di
sul clima, e clima cosa vuol dire? Clima attuale o clima di 30 anni fa, eccetera, che ovviamente è diverso, e anche di combinazione, con parametrizzazioni diverse tra le variabili diverse. Quindi statisticamente molto complesso. In questo momento, passatemi il termine, le assicurazioni le fanno in modo molto spannometrico, no? Sulla base dell'esperienza e senza differenziare tanto le zone del Piemonte. Quindi mettendo insieme capre e cavoli e mettendo insieme zone a grande rischio o a basso rischio. È un discorso scientificamente estremamente complesso che però anche da parte della che i consorzi di difesa hanno iniziato a fare, però siamo ancora abbastanza lontani da trovare le parametrizzazioni, gli equilibri giusti e soprattutto non si sa se si vuole arrivare a quello, perché ovviamente possono essere per gli agricoltori un'arma a doppio taglio. Chi vive in zone a maggior rischio si troverà costretto a pagare dei premi più alti. Grazie. Se posso una battuta, intanto in complemento con i relatori, con Federico ci siamo già in passato detto, ma c'è anche il problema degli animali, degli allevamenti, un problema molto serio. Io credo che da questo punto di vista il contributo, adesso non so quanto è la sensibilità degli allevatori su questo problema delle ondate di calore, però noi sappiamo dalle nostre prove, ricerche, quante incidenza hanno sulle produzioni, sulla qualità dei prodotti. E ovviamente sugli stress, sul benessere animale. Quindi questo secondo me potrebbe essere un argomento da sviluppare anche perché si sta facendo un lavoro di genetica per avere animali più idonei, diciamo, ad affrontare questi stress termici, però c'è anche, potrebbe essere utile avere delle previsioni per poter anche prepararsi in qualche modo, anche banalmente con delle scorte idriche o con delle soluzioni, chiamiamo anche di alimenti di un certo tipo, idonei per dare energia all'animale e affrontare il problema dello stress termico. Ecco, non so se ci sono delle richieste a livello anche così come servizi regionali da questo punto di vista. Ci sono degli indicatori, no? Ad esempio il THI è un indicatore del benessere animale ed è stato richiesto in un convegno proprio dal caseificio di Piode, no? Per dire di poter avere anche solo questo servizio sul THI su certi territori. Questo è un indicatore che noi possiamo implementare molto semplicemente, eccetera. Ovviamente con la parte previsionale e il discorso detto prima, possiamo arrivare a 3 giorni. 4 giorni di elaborazione di questi indicatori che danno una mano, danno un aiuto, comunque danno anche una fotografia sull'attuale di a che punto stiamo con questo THI e quindi col benessere animale. Da lì al poter reagire in tempi lunghi o programmatori per il benessere animale, C'è un passo ancora. dovremmo andare a decisamente più sulle previsioni stagionali oppure su condizioni di emergenza, no? Come si era verificato negli anni passati, in cui le bestie, il pieno in montagna era seccato tutto e allora era stata chiesta una deroga per il rientro dall'alpeggio per condizioni meteo avverse, insomma. Però lì siamo in fase di emergenza, dobbiamo lavorare adesso, c'è qualche indicatore, ripeto, possibile, calcolabilissimo, però da lì servirebbe una previsione, una tendenza che nella regione Piemonte cioè, funziona molto meglio in Australia o in Sudafrica, no? Le previsioni stagionali perché non hanno una dinamica meteo, ma qui lo dice meglio Cassaro di me, molto più semplice della nostra, diciamo. Quindi da noi funzionano lì più o meno, ecco, quindi non è facile fare questo tipo di programmazione. Quello che si può fare senz'altro è trovare questi indicatori che forniscono una mappa di questi indicatori per le varie zone del Piemonte, questo sì. Grazie mille. Dei disturbi. Allora, io penso che a questo punto abbiamo avuto una serie di informazioni estremamente utili. Vista l'ora, lascerei gli eventuali sospesi ad altre occasioni. Vorrei aggiungere che le slide, se i relatori ce le mettono a disposizione, ne mettiamo a disposizione. Sappiate che appena l'abbiamo ripulito di qualche difetto di audio, eccetera, la registrazione verrà messa su YouTube e le slide saranno anche disponibili.
Voglio ringraziare veramente di cuore i relatori, Cassardo e Spanna, che ci hanno aperto, ci hanno approfondito le nostre conoscenze, sperando di rincontrarvi presto. Vi ringrazio tutti e vi do appuntamento, spero per uno dei 2 giorni, che vi ho anticipato, il 3 o il 4 di novembre. Grazie a tutti e grazie ancora ai relatori.